Ho mazzato il mio triennio accademico dandomi l'ultima materia. È stato pesante e lo ricorderò per molto tempo. Tutto comincia il 17 verso le 6 del mattino. Prendo l'autobus e dal bel fuori sede che sono, arriverò in accademia verso le 8. L'esame comincia alle 9. Ancora rincuoscì la mia colazione per esame. Recuperatevelo. E io molto sicuro di me comincerei a ripassare. Questo perché nell'ordine di prenotazione ero il secondo. Quindi pensavo di finire entro le 10. Ma qualcosa andò storto. O comunque, mannaggia tutti gli oceani sistemi di professori, invece di stampare l'elenco degli esaminanti in ordine di prenotazione, cosa che mi spiegò il relatore il giorno stesso come fare, lo fece per ordine alfabetico e io e il mio gruppetto finimmo nell'ultimo gruppo dell'ultimo foglio. Pensate una cosa, da secondo a quarantesimo. L'ansia scomparve. E la voglia di tornare a casa aumentò drasticamente. Ma non potevo, perché era la mia ultima materia a tenere la laurea. E quindi ero moralmente obbligato ad aspettare un intero pomeriggio fino alle 17.30. L'orario in cui feci l'esame. Ma prima di raccontarvelo, devo aggiornarvi sullo sponsor di questo video. La noia! Lo stesso giorno scoprì che servivano anche delle esercitazioni fatte durante il corso della materia. E dato che io l'ho conseguita 2 anni fa, me l'ero completamente dimenticato. Ma dato che avevo tutto il tempo del mondo, decisi di andare in giro nel chill a stamparle. Tanto che cosa vuoi che succeda? Niente. Esame. Gli posi le foto sul tavolo come se fosse un mosaico e gli spiai il tema che già sapeva. Beh, lui le osservò da bravo intenditore e mi disse: bel tema. Se vuoi sapere il tema che ho portato, basta che clicchi su questo video in cui lo dico. Poi mi sedetti e mi chiesi un artista a mia scelta. Io scelsi Michelle Sank, che è un artista, lo confusi per maschio, invece era una femmina, Michelle, no? Il prof me lo fece giustamente notare e io cominciai a ridere, scherzando con lui. Alla fine, dopo 9 ore di nulla, cosa dovreste aspettarvi? Poi mi chiesi un artista lui, se non sbaglio... era la Carucci, ma vabbè, non diedi una risposta esaustiva e bam, fine l'esame. Il voto lo trovate come sempre in descrizione. Ah, ma vero, ma le esercitazioni che avevo stampato il pomeriggio stesso? Mi disse: sembrano fatte durante un'eclissi, faccio finta di non averle viste. A caso una persona si dimenticò una foto su una sedia ed era un ritratto di un tizio. Lo chiameremo Jacopo. Jacopo era davvero triste e solo, quindi lo presi e lo portai con me e l'appesi sul mio mobile di casa. Ovviamente ragazzi, passate anche dei miei canali di lavoro che trovate come sempre nelle schede ovunque voi vogliate in descrizione. Ok, faccio cose belle, progetti accademici, per ora vabbè più o meno, gruppo elevazione e Axless. Grazie, e grazie per la visione, vlog pre-esame di fotografia.